Io credo che in Toscana c'è un livello di eccellenze, non solo storiche, ma anche oggi le viviamo, di persone geniali nel lavoro, nella creatività, nella cultura. È veramente bellissimo. Forse dovremmo adeguarci di più ai sistemi di comunicazione che oggi sono molto potenti e che anche molto usati un po' nel resto del mondo. Noi vediamo che la Toscana viene invasa da turisti, per fortuna, però battano un po' gli stessi luoghi, non so, le piazze, le cose conosciute. Invece ci sono tanti angoli nascosti e quindi credo che dovremmo comunicarli meglio. A livello di imprenditoria, credo che si possa anche lì fare bene pensando e mettendosi in discussione verso la realtà dei vari mercati nel mondo. La ricchezza per gli imprenditori, io credo che sia esportare, produrre e essere competitivi. Un commento sul DEF annunciato dal governo Renzi. Beh, mi sembra una bellissima iniziativa che tocca dei punti storici vitali, credo una delle più grosse che io ho sentito negli ultimi tempi e mi sembra che stiamo andando nella direzione giusta e questo dà molto entusiasmo e energia e fiducia per chi deve investire e operare in questo paese. Cosa ne pensa della proposta emersa stamane del cosiddetto turismo di prodotto? Secondo lei può essere una di quelle nuove soluzioni per guardare al futuro e per attrarre investimenti in Toscana, ma anche in Italia? Assolutamente una bellissima iniziativa. Abbiamo dei prodotti d'eccellenza, l'olio, il vino, l'ospitalità in genere, credo che possa veramente essere dei punti di forza, su cui lavorare, investire, muoversi bene e comunicarlo. Un commento sulla riforma del lavoro. Mi sembra che sia necessaria, credo che anche questo è giusto rimettersi in discussione, adottare delle regole adeguate ai tempi e cercando di naturalmente salvaguardare le due aspetti del mondo del lavoro. Cosa ne pensa degli imprenditori che si gettano in politica o che annunciano di farlo? Good luck.